Una puntata dell'approfondimento, il programma di prodotto da Confartigianato Imprese Taranto attraverso il suo canale mediatico Confa TV, vuole analizzare la situazione morale ed economica, mi piace dire, di alcune categorie importanti che stanno ricevendo penalizzazioni enormi in base appunto al blocco di attività che riguardano nella fattispecie quello che stiamo analizzando oggi, i parrucchieri, i tatuatori, gli estetisti, i centri benessere. Parliamo di tutto questo con Fabio Paolillo, che è il segretario provinciale di Taranto di Confartigianato. Paolillo, delle categorie che soffrono, delle categorie che si sentono evidentemente, decisamente discriminate. Ma certamente, noi non molliamo, stiamo producendo in questi ultimi giorni una serie di iniziative che raccolgono un po' e ascoltano un po' la rabbia di questi operatori che per questa palese ingiustizia, poi saranno gli operatori che andranno a raccontare nel dettaglio, ma tutti quelli che ci stanno contattando o che stiamo contattando noi esprimono più o meno la stessa considerazione. Cioè, un conto è giustamente la prevenzione, un conto è tutte le procedure per evitare il contagio, la pesantezza di questa situazione, però quando si arriva davanti a una contraddizione evidente, non comprensibile, è chiaro che vanno date delle spiegazioni che non arrivano, anzi arriva la chiusura delle attività. Poteva anche essere risolto in un altro modo, si potevano rivedere i protocolli, si potevano aggiungere altre misure, ma arrivare alla chiusura vuol dire eliminare il problema a prescindere, senza pensare a quello che sta c'è dietro. Dietro c'è la mortificazione di una serie di attività che avevano contribuito nei momenti peggiori anche alla salute del benessere delle persone. Non ci dimentichiamo che queste imprese poi contribuiscono quotidianamente al benessere e alla bellezza e sono cose importanti per lo star bene, anche dal punto di vista psicofisico di una persona. Come dire, belli dentro e belli fuori. Ma assolutamente, loro hanno fatto anche degli studi, si sono formate da questo punto di vista. Tra le iniziative che poi tra l'altro stiamo continuando a mettere in pista per questa assurda situazione che si è creata, stiamo coinvolgendo in questi giorni anche i parlamentari tarantini, perché il problema deve essere portato all'attenzione di tutti coloro che ci governano, che ci rappresentano, e quindi parlamentari e poi consiglieri regionali, cioè bisogna fare squadra unica, essere uniti per evitare una situazione che sta diventando ingestibile. Ci sono imprenditrici che sono disperati, stanno facendo gesti di disperazione, non bisogna sottovalutare questo tipo di situazione, va raccolto il dissenso, va raccolta, ma vanno anche date delle risposte. Bene, e ora passeremo in rassegna le varie categorie per ascoltare, per percepire dalla loro viva voce il disperato grido di sofferenza, l'appello a non essere discriminati. La categoria dei tatuatori, una delle categorie più bistrattate, insieme ai parrucchieri, alle estetiste, nei loro confronti c'è il veto, non si può svolgere più attività e i ricorsi e i ristori, i sostegni, come volete chiamateli, sono assolutamente inadeguati ed insufficienti. Siamo con Stefania Semitaio, che è appunto una tatuatrice. Come si vive questo periodo moralmente ed economicamente? Allora, io sono qui innanzitutto per rappresentare anche altri studi di tatuaggi a Taranto, che in questo momento, come dice giustamente lei, sono forzati da una chiusura assolutamente insensata.
Economicamente, ovviamente io non ho parole perché ci sono delle attività che non rientrano nemmeno lontanamente nei bonus che sono stati elargiti dallo Stato, per cui e seppure dovessimo rientrare comunque non vanno a sopperire un anno di chiusura. Questo anno di chiusura che non ha prodotto alcun risultato positivo, ad oggi siamo ancora in lockdown e ad oggi continuano a pensare che noi siamo gli untori. Sì, gli untori. Tenendo presente che, anzi sottolineando che siamo attività che consentono la presenza di un solo cliente per volta. Il massimo del distanziamento, il massimo delle applicazioni delle normative anti-Covid. Sì, noi già di nostro rispettiamo obbligatoriamente delle normative ASL, tra un cliente e l'altro i laboratori vengono sanificati con germicidi e disinfettanti ad altissimo livello che addirittura abbattono il virus dell'HIV. E voglio dire, ad oggi noi moralmente pensiamo che siamo stati una categoria additata ingiustamente, perché macchiata. No, macchiata di un'onta che non ci rappresenta. Cioè, voglio dire, noi siamo stati sempre ligi alle più rigide normative per rispettare insomma l'igiene assoluta nei laboratori. Quindi... Oltretutto c'è un aspetto: da marzo del 2020 a marzo del 2021 nulla è cambiato, chiusura era e chiusura è. Nel frattempo voi avete investito in termini economici per ottemperare alle varie prescrizioni proprio a livello di strumentazione rispetto ai dettati normativi anti-Covid, quindi avete speso bei soldini a vuoto, perché prima vi hanno fatto spendere soldoni anziché soldini e poi rimanete chiusi. Ma non solo, i ristori sono inadeguati, la cassa integrazione arriva quando arriva, se arriva, insomma, oltre al danno la beffa. Non posso che essere d'accordo, cioè il discorso è che gli investimenti fatti per quanto riguarda soprattutto i parrucchieri e gli estetisti sono andati a farsi benedire, perché non è servito, questo non è servito assolutamente a farci tenere aperte le attività. E, peraltro con noi si blocca pure un intero comparto che riguarda i nostri fornitori. E quindi è tutto un giro, è tutta una catena che si va a bloccare, quindi economicamente io penso che noi fermandoci abbiamo creato un danno non indifferente. È la volta della categoria delle estetiste, altra categoria martoriata. Siamo in compagnia di Lucia Caretta. Beh, si vive con un brutto marchio, quasi gli estetisti al pari dei parrucchieri, dei tatuatori, dei titolari dei centri benessere, quasi fossero, come dire, degli untori. E vediamo delle discrasie, perché poi vediamo voi bloccati e per esempio nei supermercati che si può circolare fino alle 20 e nei supermercati ci sono gli scaffali con tante offerte, tanti prodotti e su quei prodotti tante manine vanno a toccare. Però, come diceva Virgilio a Dante, vuolsi così colà dove si puote e più non dimandar. Il governo ha deciso così, si vuole così lassù, i supermercati devono rimanere aperti e invece devono essere condannati a morte economica, quantomeno, i parrucchieri, gli estetisti, i tatuatori e altre categorie. Lucia Caretta, immagino il suo stato d'animo. Sì. Pesante, molto pesante, perché a differenza dello scorso anno, dove c'è stato un lockdown generalizzato e che quindi anche noi come titolari di centri di estetica abbiamo rispettato le regole, questa nuova situazione è un po' contraddittoria, perché lo Stato ha giocato molto sulle parole, in quanto questa nuova situazione non l'ha definita lockdown, ma l'ha definita zona rossa. E quindi il rosso rinforzato, fra un po' rinforzato. Arriveremo al rosso relativo di Tiziano Ferro. Infatti, e quindi si gioca molto su questo, perché io credo che in una situazione di zona rossa dovrebbe rimanere aperto solo come si sostiene i beni primari.
ma io da quello che vedo in giro per le strade ci sono aperti i negozi di giocattoli. Attività che non sono certo primarie. Non mi sembra assolutamente primario, quindi se deve essere un bene primario, a mio avviso il bene primario deve essere l'alimentazione e le farmacie, in maniera tale che ognuno di noi si possa curare e nutrire. Per me sono questi i beni primari. Priorità assolute, imprescindibili. Quindi non vedo perché questo accanimento solo su determinate categorie. È chiaro che c'è una discrasia, figli e figliastri. Sì, in effetti. Questo praticamente, secondo me, è la guerra dei poveri, praticamente, perché vanno a penalizzare comunque sempre noi poveri artigiani, che già di nostro abbiamo delle grosse difficoltà, e quindi adesso ci ritroviamo comunque a dover pagare regolarmente tutto, perché ovviamente lo Stato non solo ci sostiene con una miseria di bonus, ma nello stesso tempo non elimina delle tasse che, a mio avviso, in questo momento non sono necessarie, almeno per noi, pagare. Anche perché voi, oltretutto, avete delle spese fisse, sì. Penso ai fitti dei locali, penso alla luce, sì. Penso alle varie utenze. Sì. Quindi il mondo non si ferma, nel senso che la bolletta continua ad andare avanti. Arriva tranquillamente, sono arrivate tranquillamente tutte le bollette della spazzatura, della luce, l'affitto. Tenga conto che io, tra l'altro, ho un proprietario dove l'affitto lo vuole essere pagato, non accetta nessun tipo di riduzione e nulla. Quindi io non capisco come sia possibile, senza entrate, comunque continuare a pagare determinate tasse. Quello che chiedo al governo, come possono esserci uscite se non ci sono entrate? Io l'unica cosa che chiedo, perché ho già effettuato altri video, altre interviste social, dappertutto, perché l'unica cosa che io chiedo è quello di avere un confronto con una persona che praticamente, con la persona che prende le decisioni, che ha fatto questo decreto, cioè capire sulla base di che cosa, se io, che sono titolare di un centro di estetica e sono anche la lavorante, praticamente non ho dipendenti, quindi all'interno del mio centro di estetica ci sono io con la cliente. Come si può chiedere la chiusura di un centro di estetica? Ai posteri l'ardua risposta. La categoria dei parrucchieri, altra categoria oggetto di condanna governativa alle ristrettezze economiche, c'è poco da fare, da dire, e siamo con Silvio Lippo, che è titolare di una attività di parrucchiere nel quartiere Tamburi a Taranto. E allora, Lippo, gli aspetti economici, i sussidi certamente ridotti, prima si chiamava decreto ristori, ora decreto sostegni, ma alla fine cambia la terminologia, ma la musica è sempre quella, al di là del fatto che poi insieme a un titolare di un'attività ci sono dei dipendenti, e quindi c'è il discorso delle mancate, delle insufficienti, trattino mancate o ritardatissime casse integrazioni, dietro un imprenditore e dietro un dipendente c'è una famiglia. Nella famiglia ci sono moglie e bambini, mariti e bambini. E, insomma, qui stiamo veramente offendendo la dignità dell'essere umano. Certo, sì. Sembra che siamo, ripeto, siamo gli untori del virus, noi sia parrucchieri che estetisti e tatuatrici. Niente, chiedo al governo di farci riaprire quanto prima, anche in zona rossa. Con tutte le attenzioni, le prescrizioni che voi, in maniera, passatemi l'espressione, sì, maniacale, tra virgolette, anno, sì, scrupolosissima, attuate. Sì, infatti i tempi da una prenotazione all'altra si prolungano, perché comunque
dobbiamo sanificare banchi, lavandini e tutto. E niente, non mi sembra, una cosa, cioè, secondo me possiamo tranquillamente stare aperti. Silvio, io ricordo lo scorso anno, marzo del 2020, aprile, alla riapertura, aprile-maggio, non ricordo bene, comunque aprile-maggio, 18 maggio, sì. Quindi dopo il lockdown, quindi 18 maggio 2020, io il giorno prima venni nel salone, sì, e proprio verificai tutte le normative, no? Le applicazioni, le strumentazioni che voi stavate rispettando alla lettera. Quindi voi avete investito soldi, ho visto, quindi anche con quanto ritrovato entusiasmo ritornavate all'attività con sacrifici economici, ora la festa si chiude ancora una volta. Cioè evidentemente in un anno la programmazione del governo, a prescindere da chi ha rappresentato il governo, da Conte a Draghi, però sta di fatto che comunque la discontinuità non c'è stata. Certo. Eppure in un anno si poteva, come dire, dicevano i latini, melius re perpensa, meglio sviluppata, meglio analizzata la cosa, si poteva agire e provvedere e disporre diversamente. Sì. Sì, niente, ripeto, a gran voce voglio la riapertura, perché comunque la situazione si è fatta pesante. Comunque mantenere una famiglia, un mutuo di casa, un affitto, comunque non è stato bloccato niente, e quanto prima vorremmo tutti riaprire. Il diritto alla vita, il diritto al lavoro, il diritto ad un'esistenza dignitosa attraverso il sudore della propria fronte, queste cose vengono impedite. Certo, ci hanno tolto tutto, ci hanno tolto la dignità, il lavoro, che è la cosa primaria, cioè noi artigiani. E anche l'onta morale, l'essere così scherniti, quasi foste degli untori. Del virus, sì, giusto. Sì. In bocca al lupo. Crepi. E per concludere, una testimonianza, oserei dire plastica, molto ma molto significativa, di un'estetista, Maria Scalone, che in quella di Mottola, provincia di Taranto, si è incatenata, si è ammanettata dinanzi al proprio centro estetico. Dalle sue parole emerge il dramma, la disperazione di una categoria che soffre e che si sente abbandonata dallo Stato italiano. Ciao, io sono qui da ormai 11 giorni, sto protestando il diritto al lavoro perché ho necessità di lavorare. La mia protesta è iniziata proprio per questo, perché hanno deciso di dividere i lavori essenziali e i lavori non essenziali, e io dopo anni di lavoro ho capito che il mio lavoro non è essenziale. Non capisco per quali motivi loro possano dire se un lavoro è giusto bloccarlo o è giusto non bloccarlo. Sono qui perché anche i sussidi sono per me elemosina, in quanto sono una donna, una madre di 3 figli, e ho fatto di tutto per riuscire a mantenere la mia attività e il mio negozio. Per seguire i protocolli ho dovuto spendere ulteriormente soldi, e i sussidi non bastano per recuperare quello che io ho perso. Sono qui per combattere una lotta che so già di non poter vincere, soprattutto perché sono sola, soprattutto perché non vengo considerata e soprattutto perché ci ritroviamo in una situazione di pandemia, dove comunque sia i morti ci sono e i contagi aumentano. Quindi io ritengo comunque sia necessario prendere in considerazione le vite di tutte le persone, perché è vero che si muore ed esiste il Covid, ma si muore anche di fame, si muore anche di altro. È giusto protestare perché è un mio diritto, perché ci hanno fatto perdere tanto. Io ho perso la dignità, io ho perso la felicità, ho perso la libertà, ho perso la mia vita. Voglio solo essere considerata, vorrei tanto un'unione anche da parte di tutti, perché è giusto che dobbiamo lottare per i nostri diritti.
diritti, ma non solo oggi in una situazione di pandemia. È giusto lottare per i nostri diritti sempre ed essere considerati sempre. Non so che dire, io mi auguro di arrivare da qualche parte, mi auguro di avere una solidarietà generica, mi auguro che possiamo essere considerati come lavoratori e non solo come persone abbandonate a se stesse. Dobbiamo essere solo uniti. Vediamo un attimino, io ho avuto solidarietà, il comune è stato presente, anche dalla regione si sono presentati, quindi posso solo ringraziare per le persone che mi sono state vicine, una solidarietà da parte dei miei cittadini, amici, però dobbiamo pensare ai fatti e al concreto, dobbiamo essere soltanto uniti, ho capito solo questo.